Buongiorno. Allora, un milione. Allora, quindi, Google Shopping. Nelle annunci di shopping si possono mettere degli annunci, si possono mettere dei video. Durata massima 30 secondi, uno solo, da fare subito, veramente interessante. Il contenuto perfetto, una guida molto molto bella su come redare un contenuto, leggetela. Novità sera con Michela, oggi Michela Marsoli mi fa un'intervista anche a me, dove parleremo di novità sera, se vi interessa venite a vederla. Il 76% dei PMI non vende online, questa cosa comporta un sacco di, insomma, se vi interessa leggete questo bell'articolo. Le pagine più importanti per un e-commerce, una bella guida su come appunto capire dove dedicare la nostra attenzione. Facebook Ads arriva alla personalizzazione su base utente, quindi gli annunci che si autopersonalizzano proprio sull'utente specifico, una cosa interessantissima. Cosa i social sanno di noi? Bellissimo, questo è veramente carino, capire che quali informazioni hanno a disposizione. LinkedIn, nuovo layout di testo, cosa farà? Boh, vabbè. Perché nessuna regione è verde? Queste sono quelle cose divertenti, perché verde ti avrebbe detto vai tranquillo, invece no, stai attento, giallo almeno. Pinterest, tagging e offerte automatiche, anche questa è una cosa abbastanza interessante, soprattutto perché Pinterest ne sta facendo di tutti i colori, non si ferma mai. Poi, come Google riconosce le immagini, ragazzi, andate a vedere queste guide perché sono veramente interessanti. Non solo, c'è anche tutta la parte legata alla semantica delle immagini, che è spettacolare, il livello di intelligenza artificiale è spettacolare. Come sarà la SEO 2021? Qualche idea carina, mi piace. Paginazione per e-commerce pensata per la SEO, una guida molto interessante per chi deve gestire appunto la paginazione. TikTok si allea con Sony per avere le musichine, bravi. Elezioni in USA e risultati direttamente sulla SERP di Google, anche questa è una cosa divertente. Inizia una mail dalle conclusioni, tanto nessuno ha voglia di leggerla, quindi entra subito nel vivo, così forse la voglia di leggerla gli è. Facebook testa gli acquisti in app, anche questa è una cosa che potrebbe essere del tutto rivoluzionaria. 10 milioni di utenti su Spotify, non si può oggi non pensare al mese, fra l'altro, non pensare ai podcast, cioè sono un contenuto importantissimo, quindi vanno fatti. Alternativa a Magento 2, tutti, io odio Magento 2, no, a parte gli scherzi, però insomma Magento 2 è ste cavolo. Alternative, Giuseppe, che è uno bravissimo, farà una guida, un corso, quindi io me lo ascolterò volentieri. Una piccola guida a come fare advertising su TikTok, cosa che prima o poi, secondo me, ci toccherà provare. Chatbot e automazioni arrivano anche lì su Instagram, quindi Michael Vittori spiega queste nuove features, come si dice? Boh, insomma, questa roba in più che si può fare. Google Ads, campagna Hagakure, credo che si dica così, però non lo so. Però è bella, la struttura è molto interessante, quindi se qualcuno non l'ha mai provata, è anche ben riassunta, quindi dateci un'occhiatina. Poi è morta la voce di Ollie e Benji, e mi dispiace tanto, il commentatore delle partite, telecronache. E soprattutto in Danimarca dovranno uccidere 17 milioni di visoni. Perché il visone ha contratto dall'uomo il coronavirus, e dentro il visone il virus si è ulteriormente modificato, però è di nuovo in grado di tornare all'uomo. Questo coronavirus modificato copre la toppa che noi avevamo trovato con i nostri anticorpi per andare a uccidere il virus. E quindi non funziona più l'anticorpo e quindi nemmeno un vaccino. Quindi dovranno essere eliminati. È una cosa incredibile. Leggetela, che secondo me è interessante. Spero di aver detto tutto. Di sicuro mi sono scusato qualcosa perché sto dando via di cervello. Sembro in giacca e cravatta, ma in realtà sono in pigiama. E niente, se mi sono scusato qualcosa ditemelo. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ciao ciao ciao.